Si rimembra un verbo nell'aereo. Ma è veramente lei? Ma è tornata? Oh mio Dio, cosa ha fatto il mondo per meritare questa sciagura? Sono tornata. Il che è un male per voi, un bene per me o un male per tutti e due. Credevate che non tornavo, invece, eccomi. O lo faccio ora il video o non lo farò mai più e chiuderò per sempre questa stanza ed installo una bella brindisi Maria, però adesso sono troppo nostalgica dell'anonimato. Invece no, torno e rompo le palle al mondo con il riassunto del mese di gennaio. Dovevo tornare 4 settimane or sono quasi. Sì. Con lo stuzzichino del martedì, ma ogni volta non. No, perché non ci ho avuto voglia, non perché. Non sono stata molto ispirata davanti alla telecamera, perché la mia vita è stata un dramma per un mese. Non è vero. Perché mi si diava ad addumare la telecamera e dedicarmi a eccetera. Però adesso sono tornata, si spera in. Di rientrare in pista con più sprint, ma sto minuto sono in pigiama e con la faccia lavata e finirò questo video andandomi a preparare una bella camomilla, mi metto a letto per leggere il libro che ci ho caricato sul tablet. E come prima cosa io e il sopopazzo. Ah, perché vedi? Perché ora l'angolazione della. Perché sono seduto sul letto, non sono seduto a terra, perché a terra c'è freddo. E io non mi va di congelare, io non mi va di congelarmi le chiappe sul marmo. Quindi preferisco mettere il mio dolce popò sul letto, che c'è il piumone bello caldo, acceso lo scaldasonno, io sono sul piumone e quindi il popò. Ecco. Io e isso popazzo, ciao a tutti, ciao. Abbiamo una sorpresa per voi. Molto presto sui vostri teleschermi arriverà qualcosa. E non vi dico altro. Però sappiate che qualcuno ha già visto la copertina del qualcosa che sta per arrivare. E noi siamo molto gasate, vero? No, io veramente ci stavo ripensando. Ciao, Levinze. Non già ripensare, per favore. Comunque, parlando di cose serie, il mio mese di gennaio libroso è andato un po' a cachì. E pensavo di leggere di più, mi sono data un obiettivo per l'anno 2016 di leggere 80 libri. Ho intenzione di partecipare, sto partecipando alla Book Char Challenge del blog Ikigai, non mi ricordo il suffisso è come o it, comunque tanto lascio tutte le informazioni qui sotto. E questo era il mese della romance e partendo subito da questo, il mese della romance prevedeva di leggere il libro il Teorema di Chedrin di John Green. Ecco, io sono arrivata al 28% di questo libro e poi mi sono sparata proprio lì sulle balle, proprio ho puntato una palla di cannone tipo pirata del 700 e pappede, mi sono autosparata. Ho gettato il libro dalla finestra. Il mio rapporto con John Green finisce qui perché non penso che leggerò mai più altro di suo, il che è un peccato perché per colpa delle stelle mi era piaciuto molto. Invece il Teorema di Chedrin è tutta. Mi sono sparata sul serio e ho letto un altro romance, quindi poi ci sarà il recap delle Book Char Challenge, ma tanto io poi vi lascio tutte le informazioni. Ma adesso che ho detto tipo 3 minuti, perché sono in controluce e non si vede, ora si vede, 4 minuti. 4 minuti di cazzaggini, vediamo di farla breve, perché sono tornata e non voglio che voi lo rimpiangiate. Lo rimpiangiate, non so se si dice rimpiangiate. Li rimpiangiate. Sento che c'è qualcosa di sbagliato nella parola rimpiangiate. Però non so dove lo sbaglio. Non suona. Non suona. D'altronde in musica sappiate che ero scarsissima da impazzire. Allora, mese di gennaio, libri che ho letto. Ve ne faccio un sunto breve. Scotty cade, un insolito corteggiamento. Tristan Moreau. Ama il proprio lavoro come assistente segretario di Webber Kincaid. Anzi, di più, è stracotto innamoratissimo di Webber. Webber è gay.
non dichiarato ovviamente, ha un'amica frociarola che gli fa da copertura, ma si innamora perdutamente di Tristan. Inizia così una storia d'amore di corteggiamento da riccone dei Caraibi e poi di ritorno a casa. Storia melensa, ricoperta di glassa, troppa glassa, mi si sono cagati i denti, ed è una telenovela patinata. Però Webb, il personaggio, mi è piaciuto, 2 stelline e mezzo. Ve lo consiglio se proprio avete bisogno, tipo, oh mio Dio, la vita è triste, oh mio Dio, quanto fa schifo la mia vita, datemi un po' di zucchero, e allora leggete questo, però, sinceramente, anche no. Poi ho letto Charlie Coquette, non so se l'ho pronunciato giusto, costi quel che costi. Capisco che mi viene da ridere, perché costi quel che costi fa parte della serie Tyrd. E voi dovete sapere che, non faccio nomi, non faccio nomi, qualcuno è entrato nel tunnel dei Tyrs, ma di brutto, ma nel senso che proprio addio mondo crudele, vivere è stato Gaio, io vivrò per sempre nel mondo dei Tyrd. Mamma, una roba, wow. E quindi, ok. Il libro di che cosa parla, giustamente, voi vorrete sapere. Parla di Dex, che l'autrice del libro, Charlie, ci fa sapere che è interpretato da Chris Pine, che quando sono andata a vedere chi era su Google ho detto, ah, però il tunnel è interessante. E Sloan, che è interpretato da Joey Manganiello, e mica cazzi, comunque Dex è umano e invece Sloan è teriano. E poi ho scritto risate, tensione sessuale ma non troppo, lo psicopatico di turno, scene d'azione americane e basta, non ho scritto altro. Comunque un libro molto carino, godibile, merita, e se volete saperne di più, lei sa tutto dei Tyrd, di quella scena dove Dex sogna, fa un sogno erotico su Sloane. E Sloan lo sente parlare nel sonno e quindi poi fa: oh, vogliamo parlare del sogno erotico che hai fatto su di me? Lei sa tutto, anche. E continua a dirmi: oh, non vedo l'ora che esce per fortuna il libro di Hobbes, perché non ce la posso fare, perché qua, perché su, perché giù. Si è anche iscritta, perché esiste un sito dei teriani a quanto pare, e la psicopatica forse vuole parlare anche con l'autrice. E eccetera, eccetera, eccetera. Comunque, io l'ho trovato molto carino. So di Donna Rosetta, per esempio, che a lei non è che non l'ha fatta molto impazzire. E a me è piaciuto, però. Vabbè. Altro libro carino che ho letto all'inizio di gennaio e che dall'atmosfera abbastanza natalizia, Minerva Stevens caccia all'uomo. Storia di Raina che viene fottuto in più di un senso dal suo primo amore, nel senso proprio spatapumpete. Il suo primo amore è uno stronzissimo viscido e cazzonissimo e minchionissimo e bruttissimo e orrendissimo Connor. Infatti pure tu, cioè, come cazzo ti sei fatto fregare da uno così? Ryan, figlio mio, sei un po' pirla. Però era giovane, appena compiuti forse 18 anni, non mi ricordavo, 20, quindi ci stava che si faceva intortare. Il giovane fottuto in amore, taglia i ponti con tutto e va a vivere in un altro stato e diventa scrittore. Diventa scrittore con uno pseudonimo. Ora io, premessa al margine, nella vita, figlio mio, tutti siamo stati fottuti in un modo o in un altro, però non è che tutti sono andati a vivere in un altro stato. Io no, per esempio. Bravo. Comunque, vabbè. Un giorno la mamma lo convince a tornare a casa per la cena di Natale. Ah, figlio mio, l'anno scorso non sei venuto, sono mesi che non ti vediamo, non dormi più, tu non giami più, tuo padre sta morendo. Non è vero. Tua madre, io sono depressa, la cuoca che ti ha cresciuto è depressa, non hai cuore, sei un pezzo di infame, di figlio, io ti ho partorito con dolore. Comunque alla fine chi sto mischino si inventa che c'ha un fidanzato e allora gli fa: buono, botta pure io, basta che vieni, figlio mio, cuore mio. E quindi lui ci va, però lui non ha davvero un fidanzato, l'aveva detto alla mamma per dirgli: ah, così non ti convinci. No, la madre l'ha voluto e quindi lui ora è in crisi perché non sa come
non ce l'ha un vero fidanzato. E qui mi entra in scena Jérôme. Jérôme, basta, vi dico che ogni tanto il giovane intercala frasi in francese. Jérôme. La storia è carina, senza infamia e senza lode, ed è consigliata nel periodo natalizio e comunque è carinissima. E Minerva Stevens ha scritto anche nei racconti di Natale 2013 della Triskel e un racconto. Aspettate, che idiota che sono. Si chiama il racconto Amore all'ultima piega ed è veramente, 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 veramente bello. Fantastico, Fabrizio Massi. Il pilota Fabrizio Massi e l'amore. E quindi vi consiglio anche di andare a procurare quel libro e di leggere Minerva Stevens perché è carina. Una giovane ha talento e se la cava. Poi ho letto Kirkpatrick Libertà, distopico fantascientifico. Patrick Harvey è un empath di prima classe, mentre si gode il benessere che deriva dal lavorare nella città New Las Vegas, in un futuro dopo che è successo lo scoppio, non si capisce bene di cosa, c'è questo nuovo mondo dove ci sono gli empath, gli illusionisti e i pezzenti che vivono fuori dalla città e crepano. E deve occuparsi del suo primo caso importante, John Doe 499, Jack è un talento pazzesco, è un talento psichico molto potente, un illusionista e anche guaritore. Per proteggerlo lo faranno scappare dal centro, perché c'è questa tutta cosa del governo che lo scopre e allora lo vuole acchiappare per fargli un popò e spezzarlo, perché il governo vuole studiare quelli più fighi del governo per farli a pezzi, perché il governo non sopporta quelli fighi, suppongo. Jack è un personaggio che arricchisce il lettore, la terapia affrontata con delicatezza, il potere delle menti che si uniscono per salvare persone che lottano per la vera libertà, il cuore, le parole non bastano, immaginate l'abbraccio più caldo, immaginate una musica che vi apre il cuore, immaginate un nido caldo e un morbido in una giornata piovosa. Il libro è veramente bello, proprio che all'inizio ti rivolta come un calzino e poi ti trascina in questo mondo futuro, distopico, fantascientifico e consigliatissimo. 4-5 stelle mi pare che gli ho dato e di questo voglio il cartaceo, appena posso voglio il cartaceo. Ho letto anche per la Triskel, mi pare che 72 ore se non sbaglio, cioè Libertà doveva essere Dream Spinner, mentre invece 72 ore della Triskel. E di Clare London, Tanner McKay e Neil Sutherland, colleghi, amici e amanti. Poi in un crescendo che viene raccontato da Tanner, la storia viene raccontata in un po' soltanto, si capisce che tutto va a puttane, si capisce perché tutto va a puttane. Tanner si va a nascondere in culo al diavolo, ma lo troveranno, e nel trovarlo lui si deve occupare di Nial, appunto, lo deve proteggere perché devono capire chi è lo psicopatico di turno che gli vuole fare la pellaccia a tutti. Gesù, mamma mia. E ritorna la scintilla, ci saranno dei chiarimenti, ci sarà l'amore, ci sarà la suspense, le scene americane che però non dispiacciono, suspense e tensione buonissima. Buon suspense con spolverata di sesso che male non fa, diciamocelo. E poi abbiamo i lubrificanti, quindi però a questo commento io ho messo, non so se riesco a farvelo vedere, la faccina, proprio un cancimaisi, una cosa proprio mamma mia. Il libro è archiviato alla categoria svaccata sul divano a mangiare schifezzuole mentre leggi questo libro, perché è di intrattenimento nonostante tutto. Poi di intrattenimento ho letto Collisione. Quello che vi andrò a leggere è Trionfo di milioni di amici e tanto sesso. E poi uno è pompiere e l'altro fa mobili. Queste non sono parole mie, ma di Masha.gif. Si vede, perché mi sembra giusto dare i crediti e sputtanare le mie amiche. Allora, la storia è quella di Cooper, un grandissimo cacciatore di topa.
Nel senso che questo vede una femmina, come viene una femmina a ciacchiare per forza d'incapo, oh mio Dio, una femmina, andiamo qua, andiamo là, facciamo chisto, facciamo chiddo, sono troppo bravo a letto, sono su e sono giù. No, giù lui dice di non esserci mai. Ma il giovane, un giorno, per caso, investe il suo migliore amico dell'infanzia, Noah, che se n'era andato quando era giovane nell'infanzia, perché c'è tutto un percorso, e poi un giorno ritorna in questa città dove vive Cooper, che io vi ripeto, talmente mi stia simpatico Cooper che l'ho continuato a chiamare Connor tutto il tempo, ma si chiama Cooper. Un giorno Cooper era un po' trallallato, chissà cosa pensava, e va a investire Noah col furgone. Per fortuna l'ha preso solo di striscio. Tipo, avete presente Christian Grey che salva dall'investitura di bicicletta e Anna Steele che, figlia mia, ha voluto uscire nero marciapiede e ti fa investire di una bicicletta, ma si cretina fotte. Non che prima davi sintomi di intelligenza, ma poi, vabbè. Comunque investe Noah e gli dice: ah, mi sento in colpa, devi venire a casa mia, tanto c'ho la stanza libera, mi prenderò cura di te, ti porto all'ospedale per essere sicuro che non sei moribondo, perché sennò poi io giustamente salvo le vite perché sono pompiere e poi ti ammazzo, io non mi pare corretto. Comunque lo porta a casa e Noah gli confessa di essere gay. Non gliel'aveva confessato quando era piccolo, anzi lui credeva di essere eterosessuale, ma in realtà gli confessa che era gay. E di lì comincia tutta la trama, perché Cooper dice: oh mio Dio, è gay, come ora mi piace un poco di esaminarlo dal punto di vista sessuale. Ah, io lo voglio. Ah, no, non lo voglio perché sono eterosessuale. Ah, sì, lo voglio. Insomma, alla fine, no, perché mi fanno venire le crisi di coscienza, capisci? A me mi è sempre piaciuta la topa e ora scopro che sono interessata alla tua mazza e non capisco perché. È un po'. Boh. Io l'ho archiviato al sì, posso, non posso, lo prendo, lo lascio. Sì, ti prego, dammelo. Cooper è archiviato a questo perché poi tanto si scopre che ci piace. Ed è tutto. Adesso sto leggendo una voce sommersa. Una voce sommessa di DW. DW. E aspettate un minuto perché non mi ricordo. Che è troppo bella quando torni così. DW Merkwell. Credo di aver pronunciato una voce sommessa. Che mi pare che è già uscito in questi giorni per la Dream Spinner. La storia narra di un professore che viene accusato di violenza sessuale da una psicopatica studentessa che, siccome non ce la può avere vinta, ma non vi sto a svelare il perché, e il suo compagno gay, ovviamente, dà ragione alla psicopatica. E quindi lui diventa drag queen perché deve campare, giustamente lo cacciano dalla scuola, anche se poi si scopre che era innocente, si capisce che era innocente e che Kid era psicopatica, e diventa gay, cioè no, diventa gay e già c'era, e diventa drag queen con il suo migliore amico Aiden. E io sono arrivata che lui diventa drag queen e rincontra dopo anni il suo primo amore, quello che l'ha imbrottato con la psicopatica, e nel palazzo dove vive. Punto. Noi mi fermo qui, cioè praticamente sono arrivata a capitolo 2, tutto questo succede a capitolo. Quindi io ora sono stati anche 13 minuti, quindi sono tornata proprio col botto. Non so se sono stata simpatica o non simpatica, credo di no, ma abbiate pietà, devo un po' rioliare, rilubrificare gli ingranaggi della telecamera. Vado a farmi la camomilla e mi metto a leggere. Vi auguro buonanotte, buongiorno se vi state svegliando, e se vi state svegliando vedete in pigiama, stile di vita il pigiama, e niente, ci vediamo quanto prima con sorprese e, se Dio vuole, riprendo lo stuzzichino del... Ah, a proposito dello stuzzichino del martedì, dovevo iniziare questo mese Harry Potter, mea culpa, mea culpa, mea massima culpa. Perché ancora non l'ho iniziato, ma lo inizierò questa settimana. Spero. Non mi interessa, deve cascare il mondo, Pippo Baudo, Peppe Nappa, tutti, ma io devo iniziare Harry Potter perché voglio sapere, perché mi hanno anche spoilerato di Piton, voi non lo sapete, ma mi hanno detto che Piton in realtà è un buono ed è amico di Harry Potter, infame sorella bastarda, però me lo sono meritata.
Però no, è cattiveria, io non gli parlerò mai più, credo, non è vero, ti parlo lo stesso e tu lo sai, parlo proprio a te alla telecamera e voglio sapere di Python, eccetera, eccetera, quindi devo riprendere anche il report. Quindi stavolta ora mi pare che siamo arrivati a 20 minuti, io direi che la finiamo qua, buonanotte, vi voglio bene, ciao e miau, bau!